A tutti. Allora, oggi un video senza vergogna, come al solito, però un po' di vergogna in realtà ce l'ho. È un video ovviamente sullo scherzato andante, sul divertente andante. Ho messo a letto Tommaso, quindi cercherò di parlare un po' piano. Lo controllo con il monitor. Io ho scelto una cosa molto semplice, senza video o altro, perché la casa è così piccola che sarebbe ridicolo. Allora, dal titolo avete intuito che è un What's in my bag. Non ho mai fatto un video del genere. Lo faccio con uno spirito totalmente goliardico. Sono sempre stata una persona disordinata, sempre. La borsa ha sempre rispecchiato la mia testa, quindi pochi momenti di lucidità, pochi momenti di ordine, veramente pochissimi. È un casino bestiale, bestiale. Io sono sicura che ci sarà sicuramente tra di voi qualcuna estremamente ordinata, di quelle che suddividono tutte in pochette e sotto pochette, cosa che io faccio quando faccio il cambio borsa. Perché io compro una borsa e di solito la uso fino a che non muore, fino a che non si sfascia. Di solito a me le borse durano un anno. Raramente faccio il cambio borsa, sono pigra a meno che proprio mi serva l'abbinamento, ma sono passati quei tempi. Tristezza. Quindi e in quel caso mi trovo ad avere due borse disordinate, quindi una cosa tremenda. Un tempo cambiavo tantissimo, proprio usavo anche le borse piccoline, quindi cambiavo sempre, avevo sempre cose buttate in ogni dove, vabbè. Quest'anno, la mia borsa di quest'anno è una borsa che mi piace molto, che io desideravo da un anno e mezzo e che mi è arrivata come regalo di Natale ed è la Longchamp. Longchamp. Non lo so, forse Longchamp, perché credo sia di Parigi, non mi ricordo. Comunque, questa è la borsa, è la grande, mi è stata regalata per Natale dal mio compagno, comprata nello store di Roma. È il color gunmetal, quindi il grigio ferro, gunmetal come l'ombretto della Naked. Ed è con i manici lunghi. E ha i profili dorati, perché si possono scegliere poi il manico corto, si possono personalizzare se si acquistano sul sito. Comunque esistono i profili dorati, argentati, color metallo, non color metallo, forse un po' bronzati, mi pare. Manico lungo, manico corto e poi le borse hanno diverse grandezze. Allora, io volevo una borsa da battaglia, una borsa da mamma, una cosa pratica dentro cui sbattere qualunque cosa. Eccola, è una borsa di nylon impermeabile, semplicissima, senza niente all'interno. Devo dire che qui ha iniziato ovviamente a rompersi, ma tra l'altro questa borsa si chiude e diventa così piccolina con il manico, proprio si può richiudere ed è una borsa molto comoda da portarsi in valigia quando vuoi portarti una borsa di ricambio, perché qui dietro poi ha il bottoncino, quindi piegandola. Io non ci ho mai provato ovviamente, si richiude e diventa piccolina, quindi occupa poco spazio e questa è una cosa intelligente. Cosa volevo dire? Sì, si sta rovinando, costa circa 80 euro, che non è poco per una borsa di nylon. Io l'ho maltrattata, ce l'ho da 6 mesi, usata tutti i giorni, l'ho veramente maltrattata e continuo a maltrattarla, è per quello che volevo una borsa da mamma. Perché sapevo che avrebbe fatto una brutta fine. Quando si romperà, credo proprio che ne acquisterò un'altra, perché
Mi trovo benissimo, la lancio dappertutto, mantiene molto bene il peso, la mia borsa è sempre piuttosto pesante. E quindi niente, lo scopo del video è quello di così vergognarsi pubblicamente e soprattutto devo svuotare la borsa. Sono mesi che lo dico, veramente letteralmente mesi. C'è fondamentalmente spazzatura dentro la borsa, quindi il video ovviamente non deve dare esempio a nessuno, non deve essere un esempio per nessuno, è giusto per ridere. La mia amica Laura è assolutamente testimone di questo, del casino che c'è qui dentro, perché è capitato di dire: Lau, cerca il biberon nella borsa. Una discarica ce l'ho aperto, quindi bevo un sorso d'acqua che ho la gola secca e torno. Eccomi qua. Allora, vediamo. Allora, l'unica cosa che ha questa borsa è un piccolo taschino qui. Io di solito in questo taschino ci tengo le chiavi della macchina, perché sono proprio quelle cose che di solito nelle borse delle donne si perde di tutto, ma quando la borsa è questa qui, mia, di Alessandra, quindi qui vanno le chiavi della macchina. E di solito io qua tengo anche una mollettina, che infatti è qui, il rossetto di turno, l'ultimo rossetto che ho utilizzato è questo, che era sbattuto in borsa, lurido, che è il Barrytol, non si legge vero? Comunque, Barrytol di Wet n' Wild, che è un nude, mi pare sia definito il dupe del Teddy di MAC. Si chiama Teddy? Vabbè. Molto bellino, molto molto carino. E poi c'è anche di solito una monetina che mi serve per il carrello. No, lo tengo fuori perché tanto poi so di doverla pulire. Poi non c'è più niente. Una pochette. Questa è una pochette da uomo. C'erano da un sacco di anni. C'erano i prodotti Intesa. L'avevano regalata a mio padre un sacco di tempo fa. Me la sono tenuta io e la tengo in borsa. Di solito sono due le pochette che ho in borsa. Questa qui la tengo in borsa perché ma mi è sempre piaciuta, è molto comoda e soprattutto, essendo scura, non si vede tantissimo lo sporco. Ho dovuto eliminare diverse pochette negli anni proprio per questo problema. E comunque questa pochette conteneva cose tipo assorbenti di scorta, le salviette intime, l'enterogermina, una limetta per le unghie. Questo è ciò che rimane, cioè niente, è aperta addirittura e non so da quanto. Immancabili bustine IKEA nella mia borsa con i biscottini, perché ormai siamo nella fase in cui non si può uscire di casa senza un biscottino, come non si può uscire di casa senza il biberon con l'acqua. Io ho tutti i biberon della mamma, sia piccoli che medi che grandi. E niente, mi sono trovata benissimo e sinceramente ne ho provati alcuni di altre marche, ma li ho dovuti proprio eliminare. La MAM vince su tutto. Si svitano qua, sono scomodi da lavare perché, cioè, si lavano bene perché si smontano, però essendoci più pezzi da lavare sono più impegnativi, però a me piacciono tanto. Quindi biberon con l'acqua sempre. Sono molto storta. Vabbè, siete poggiati sul bonsai, quindi siamo storti per forza. Qui c'è un altro biberon. Bustona di emergenza. Anche le buste maltrattatissime. Questa è la busta grande invece di IKEA. Bustona di emergenza che devo anche ricaricare con pannolino di emergenza. Di solito sono due o tre, ma l'altro giorno da IKEA ne ho usato uno. E le salviette piccole, che io mi tengo in borsa. Le salviette del cambio piccole. Queste sono della Biogenia, Biogenia, marca mai sentita,
che ho trovato per caso in farmacia. È un pennolino, questo è dell'Eurospin. Quindi, quando capita di lasciare la borsa, io di solito la borsa dei cambi più o meno me la porto sempre, a meno che debba fare dei tragitti brevi. In questo caso so comunque di avere sempre un cambio in borsa. Capita però di dimenticarmela proprio in macchina, la borsa dei pannolini, insomma la borsa del bambino con tutto quello che ci va dentro. Anche lì ci sarebbe un... Vabbè. Lasciamo perdere. Insomma, quindi quella. Sono già 10 minuti, sarà lunghissimo questo video. Bottiglietta d'acqua. Bottiglietta d'acqua che... di solito serve per il refill del biberone perché lui beve tantissimo. Io vi giuro che non vedo niente di acchiappabile. Ecco, capite? Capite cosa sta uscendo? Capite cosa ci può essere qui dentro? Il metro dell'IKEA. Un biglietto del cinema. 12 aprile 2016, l'unica volta in cui io e Francesco siamo andati al cinema, cioè da quando è nato Tommaso, dico da soli, abbiamo visto Race, il colore della vittoria. Bellissimo, forse è il caso di buttarlo. Allora, un fiocchetto rosso nastrino non meglio identificato, con cose attaccate. Un biglietto del reparto salumeria. Allora, io sugli scontrini so di averne almeno 140 dentro. Questi di risparmio casa, eviterei di leggere tutti gli scontrini perché altrimenti facciamo notte. Un volantino, questo però me lo devo conservare, su una pizzeria, di una pizzeria, questo però me lo conservo. La cartina di un pangocciolo. Questo è recente perché li ho comprati da poco. Un avviso di giacenza delle Poste Italiane di un pacco, che però mi è arrivato, me l'hanno riportato il giorno dopo. Un fantastico volantino promozionale di un negozio di mobili. Comunque, veramente che schifo, non c'è. Uno scontrino della Rinascente completamente cancellato. Questa è la del corner espresso. Si è completamente cancellato. Sento della sabbietta. Credo che forse un vecchio pacchetto di crackers o una cosa di biscotti sia sbriciolato sul fondo, tipo cheesecake. Una macchinina. Queste io almeno due in borsa ce le ho sempre. Il mio portafogli. Che, questo è un regalo di Natale ed è un portafogli in pelle, che vi dirò, in 6 mesi ne ha subite, vi assicuro, ne ha subite. Non ha un graffio, ancora un buonissimo profumo di pelle ed è veramente fantastico. Sono molto contenta di questo regalo. La mia agenda. Allora, guardate. Guardate. Dunque, il che c'è un lato positivo e un lato negativo. Allora, la mia agenda è questa. Quest'anno ho comprato quella della marca Legami ed è un'agenda giornaliera. Quindi c'è molto spazio. Tra l'altro, devo anche aggiornare il fatto dell'aggiornamento del ricovero. Io ormai ho le agende da 3 anni. Una, due, tre. Oh, questo è il quarto, mi pare. Sempre in borsa. Questa è la più grande che io abbia. Non disegnare. La più grande che abbia avuto fino ad ora. Carina. Tiffany, o meglio, latte e menta, come si chiama? È fucsia, molto bellino. No, volevo dirvi che avevo comprato una penna a 4 colori mini. Che tenevo agganciata qui perché io di solito compravo le agendine della Comics, forse molto semplici, che avevano la matita incorporata.
E quindi quest'anno, per non comprare la stessa agenda la quarta volta, ho comprato questa e mi sono comprata la quattro colori, che ovviamente in questo casino si è staccata, ma diciamo che da questo pastrocchio credo che potremmo trovarla, ecco. Oh, il mio specchietto, questo è uno dei miei specchietti, questo ce l'ho da anni. Preso in un negozio troppo carino di Cagliari che si chiama Go, che non so se ci sia ancora Go. Comunque è uno specchietto a forma di mela. Mie copelle, troppo bellino. Insieme alla borsa Natale, la vedete questa farinetta qua? Sì, credo proprio che ci sia. Un pacchetto di crackers completamente sbriciolato là dentro. Mamma, che fastidio col nylon poi. Comunque, mi è stato regalato anche questo da parte di Tommaso, cioè il portamonete uguale alla borsa, sempre del marchio Longchamp. Un pacchetto di fazzoletti, dunque questi. Cerchiamo di ricomporre la pochette. Nella pochette ci vanno i fazzoletti, la carta igienica umidificata, un fazzoletto, ho paura, un paio di carta straccia, un paio di calzini che forse è il caso di togliere ormai. Oh, guarda, un altro calzino. Un pacchetto di fazzoletti. Le chiavi di casa di mio padre. Questo è un bellissimo portachiavi di Fendi, che era di mia mamma. Gliel'avevano regalato, lei faceva l'insegnante, quindi a fine anno i bambini le facevano sempre un regalo, la classe le faceva un regalo, e questo è stato uno dei regali. Credo che non l'avesse mai usato giù di lì, quindi un paio di anni fa l'ho preso io ed è, io lo trovo stupendo. Poi vabbè, è un regalo affettivo meraviglioso, quindi. Perché un Gaviscon? Quanto tempo ci sei? Non può, cioè la borsa 6 mesi, quindi. Si è fatto buio all'improvviso. Porca miseria. Comunque, Gaviscon, mettiamolo qui. Si sa mai che torni il reflusso all'improvviso. Matita, penna. Che è sta cosa? Una penna senza tappo. Non so se esista un tappo, non me lo ricordo. Del regalo del ristorante cinese dell'ultima volta in cui sono andata. Forse è questa che mi ha macchiato tutto, allora. Un salvaslip. Oh, ecco dov'eri. Enterogermina. Mai uscire senza enterogermina. Mai. Aspettate, però io accendo la luce. Allora, io ho acceso la luce, però purtroppo c'è questo coso. Ah, così dovrei stare. Non c'è niente da fare. Posso mica stare così? Perché non è quella, è questa che c'è qua davanti. Ma dispiace, però se no non si vede un tubo. Se n'è andato il sole. Ok, allora prepariamo il reparto buttare. Allora, per il reparto buttare abbiamo fazzoletti vuoto, un pacchetto di fazzoletti vuoto, fazzoletti usati, scontrino, scontrino, biglietto dell'aeroporto, scontrino, scontrino, scontrino. Li contiamo gli scontrini, dai. Allora, prima ne abbiamo trovato uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8. Io ora ne tolgo fuori i mazzi proprio, 9, 10. Poi ci sono anche tutti i numeri della salumeria, 11, 12, 9,
biglietto che ho scritto al parcheggiatori col parchimetro guasto. 14. Istruzioni del montaggio del millefiori, il profumatore per l'auto. 15, 16, 17, 18, fazzoletto. 19, 20, 21, 22. Dio, la patente! 23, la patente ho trovato! Questo poi ve lo spiego. Cerotti che vanno nel beauty. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, fazzoletti. 32, pacchetto di fazzoletti vuoto. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Plastica di un cartoncino di auguri. A quanto sono arrivata? 43. Vabbè, farete voi, mi ricordo 43, sto sbagliando, vabbè, male che vada si sottrae. 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, fazzoletti, 54, 55, fazzoletti. Secondo me c'è gente qua sotto. Altre chiavi di casa. 57, forse 58, 59, 60. Vediamo con gli scontrini così poi facciamo il resto. Oh Gesù! Oddio, che schifo, cosa sto toccando, che schifo! 61. 62, 63, 64, 65, questo no, 66, 67, 68, 69, 70, 71, poi tutti belli accartocciati, 72, 73, finito. 73 scontrini in borsa, 73, poi salvietta, fazzoletto. Pacchetto di fazzoletti finito, gomme, tutto questo è pieno, guardate, di briciole di cracker, biscotti, non so cosa sia. Un tappo, che probabilmente è il tappo della penna dei cinesi. Mi sto facendo veramente, non so, cioè, è proprio la vergogna. Ci voleva tanto Alessandra. Allora, questo mi ricordo che era una cosa che mi hanno dato con un farmaco per l'aerosol di Tommaso. Era per prelevare tipo una siringa senza ago, insomma, per prelevare la quantità. Non me ne sono mai fatta niente, ma lo conservo giusto per non so quando mai me ne farò qualcosa. L'altro calzino, guardate cosa c'è sul fondo della borsa. Due cucchiai, che dici? L'ho perso, l'ho perso. Sì. Un anti-zanzare, questo prende fuoco sicuro. Questi sono quelli della Kiko. Qua ci sono le briciole che devo togliere con uno spazzolino. Di quelli a ultrasuoni. Questo era per la navetta, per la carrozzina l'anno scorso. Adesso credo che lo attaccherò al passeggino. Io non lo so se funzioni o se abbia mai funzionato. Un'altra penna dei cinesi col calendario del 2014. In tutto ciò la mia a quattro colori non si trova, non so dove sia.
Poi due campioncini che mi ha regalato Federica, la ragazza della bioprofumeria Profumo di Bio, cui sono andata l'altro giorno perché sono finalmente andata a ricomprarmi il Flat Perfection. E mi ha regalato questi due campioncini, ossia un gel detergente. Mi ha chiesto se cosa volessi, io gli ho chiesto del detergente viso. E lei mi fa: pelle vista grassa, vero? Mi conosce. Gel detergente viso purificante con fiori di limone di Mater Natura e il gel crema purificante alla mente fiori d'arancio della Cartier. Queste le butto direttamente. Sono le cartine di. Ah, però funzionano ancora. No, non le butto, ce le ho da una vita, però funzionano ancora. Guardate che schifo. Di Essence, quelle per il controllo del sebo, perché le devo buttare. Poi un tag con scritto Tommaso. Abbiamo partecipato ad io nel gruppo delle mamme ho un'amica irlandese che organizza degli eventi, degli incontri con mamme e bimbi in inglese. Quindi l'ultimo a cui abbiamo partecipato c'era appunto l'etichettina. Il gloss di Kiko, che ogni tanto potrei anche usare anziché averlo, cioè l'ho comprato per averlo in borsa. Questo l'ho preso a Roma, ero ancora incinta lo scorso marzo. Sì, ha sempre lo stesso odore, buonissimo. È un gel, è un gloss trasparente. L'avevo preso proprio per tenerlo in borsa. Ho perso una pochette, la mia pochette Kiko, che ha questi due colori qui, che è fuori così e dentro è pois fucsia, è sparita. Dov'è? In cui ci tenevo i trucchi. Dov'è? Io so di averla vista da qualche parte, ma dove? Benissimo, non lo so. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un altro. Da poco ho tolto Rossetti MAC perché stavo cercando il Lady Danger che non ho trovato. Ne ho trovati altri tre invece in borsa. Comunque c'è lo 08 di Kate Moss, la limetta di Essence con qualcosa di appiccicato qui che non so cosa sia, 10 centesimi, una pinzetta che è da buttare perché è rotta. Che schifo. Ah, un campioncino di crema mani dell'Occitane, che mi devo tenere qui, delle altre gomme da buttare. Oh, un'altra penna di una farmacia, però mi pare che questa non si. Io odio, questa è anche una bella penna, ma non si. Non funziona sto click. Un altro paio di chiavi. Ma che è sta cosa? Un pezzo di qualcosa? Di che cosa? Boh, io lo conservo nel dubbio. Una matita di Ikea. Briciole che neanche ve le faccio vedere perché è veramente disgustoso. Il compagno dell'altro pezzo. A questo punto devo capire che cosa sia, però. Non lo so. Altre due mollette. Monete in mezzo alle briciole. Oh, un'altra molletta. Poi dici, dove sono le mollette? Che schifo, che schifo. Peggio che mettere le mani nel water quasi. Ma guarda le monete che sto trovando. Ho tutti 1 euro. Tutte che fanno vedere le Vuitton, pochette, pendagli. Cioè, io ho trovato un tesoro. Guardate la sporcizia. Un tesoro che. Cioè, ci sono un sacco di monete da 1 euro. Se
senza ritegno. Ah no, ce ne sono altre due di monete, anche una 2 euro ho trovato. No, perché magari uno dice non ci crede. No, no, è vero. Basta. Allora, 30 minuti. Cioè, francamente potete commentare con un sonoro che schifo e basta, perché non è che ci sia altro da dire. Adesso io vado a lavarmi la borsa. La scuoto ben bene dentro il lavello perché probabilmente usciranno altri 50 euro in monete, magari. Butto tutta questa roba e poi non lo so, mi metterò a cercare la pochette che ho perso perché non so proprio dove sia e cercherò di dare una riordinata che duri almeno fino a Natale. Almeno una volta l'anno bisogna farlo. Schifo. Comunque, vabbè, magari a qualcun'altra sarà capitato di dover andare a ravanare nella borsa. 31 minuti, vi saluto, sono questo video, credo che arriverà online stanotte. E basta. Ciao a tutti.